Ci sono 112 migranti, di cui 75 minori. Ci colleghiamo subito con il nostro inviato Matteo Parlato. Allora Matteo, c'è attesa e ovviamente il Pontefice incontrerà i migranti anche di religione musulmana. Certamente, c'è una grandissima attesa e c'è un enorme lavorio in quest'isola. Anche ora mentre noi stiamo parlando, ci sono sia le persone che stanno preparando i luoghi dove Papa Francesco parlerà alle persone, ma si sta anche lavorando per tutto quello che riguarda le infrastrutture, la sicurezza. Stando qua si percepisce proprio questa sensazione di lavorio diffuso, tutte le persone sono impegnate a fare qualcosa che domani servirà durante la visita. Ma andiamo, poco fa ci si è chiusa una conferenza stampa dove si è spiegata la genesi di questa visita, che è una lettera che il parroco di Lampedusa ha scritto e che evidentemente il Papa ha letto, i simboli che saranno usati, che saranno un pastorale e un calice fatti da un falegname locale, peraltro si chiama Francesco anche lui, che sono stati fatti con del materiale che è stato, diciamo, materiale di riporto che viene dai barconi, dai pescherecci usati dai profughi per arrivare qui a Lampedusa dalle coste del Nord Africa. E quindi si è concluso spiegando quale vuole essere il significato di questa visita. E queste, ripeterò le parole che ha usato il vescovo di Agrigento, che ha detto: per cambiare veramente dobbiamo partire dagli ultimi. E gli ultimi sono proprio i poveri del mondo che, diciamo, attraversano il Mediterraneo, attraverso il canale di Sicilia e arrivano qui a Lampedusa, che è la porta più meridionale dell'Europa, del mondo, diciamo, del mondo ricco. E proprio parlando dei flussi migratori, il vescovo ha detto: ci auguriamo che dopo questa visita si smetta di collegare la parola emergenza ai flussi migratori, e ha ricordato come questi movimenti di persone che scappano verso zone più ricche, zone, diciamo, dove la qualità di vita è migliore, ci sono sempre state e ci saranno stati. Ha ricordato come anche noi italiani siamo stati un paese che ha prodotto grande migrazione, e quindi non dobbiamo assolutamente dimenticarci di quello che è stato il nostro passato e di una dignità che i nostri, diciamo, gli italiani sono dovuti conquistare nel resto del mondo. E poi c'è veramente la cosa impressionante, è che in queste ore si sta veramente lavorando molto alla crema, anche perché una cosa che è significativa è che normalmente i viaggi papali sono annunciati con grande anticipo. Qui è stata una cosa veramente cotta e mangiata, scusatemi la trivialità dell'espressione, una settimana, e questo, diciamo, ha molto stupito anche le persone che stavano qua, mettendo seriamente a prova tutta la macchina organizzativa, che però in questo momento sta funzionando, e sta funzionando molto bene per accogliere nel migliore dei modi il Papa. Papa che, ricordiamo, verrà e deporrà o anche una corona di fiori in mare per ricordare quanti, i tanti, i moltissimi, di cui noi non sapremo mai il numero, sono morti durante questa traversata. E poi, come hai giustamente detto te, incontrerà musulmani e anche, diciamo, i cattolici che sono immigrati qua, e molti di loro, oltre ad accoglierlo sul molo, accoglierlo mentre lui scenderà a terra dalla barca della capitaneria di porto, lo seguiranno nel campo di calcio dove il Papa celebrerà la messa. Se non avete altre domande, da Lampedusa vi restituisco la linea. Grazie Matteo Parlato.